Carissimi amici, ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Rispondo ai commenti. Oggi leggiamo il commento di Dario, il quale ci scrive: grandissimo, quando si arpeggia, oltre alla nota fondamentale dell'accordo, le altre, volendo, possono anche essere suonate casualmente? Spero di essermi spiegato. Innanzitutto ciao Dario, grazie per aver commentato. E comunque sì, ho capito perfettamente cosa intendi con questa domanda. Allora, per quanto riguarda l'arpeggio, esattamente come anche per lo strumming, quello che all'inizio può portarci fuori strada è il fatto di avere il nostro focus su un aspetto piuttosto che un altro. Per esempio, come per lo strumming, quello che all'inizio ci confonde è il fatto di pensare a giù, su, giù, cioè la direzione della pennata piuttosto che la suddivisione ritmica. La stessa identica cosa avviene per l'arpeggio, cioè il fatto di pensare all'ordine con il quale pizzicheremo le corde piuttosto che alla suddivisione ritmica. Mi spiego meglio. Se l'arpeggio praticamente è costruito su quartine, 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua, questo potrà tradursi in questo modo: sesta corda, terza, seconda, prima, ma anche con sesta corda, terza, prima, seconda, ma anche con sesta, prima, seconda, terza. Oppure suonando alcune corde simultaneamente, rispettando sempre questo pattern ritmico. Per esempio, sesta corda, terza, seconda e prima insieme e terza di nuovo. Attenzione, con questo non voglio dire che non sia importante l'ordine con il quale pizzichiamo le corde. Cioè, l'ordine con il quale pizzichiamo le corde è tutto. Cioè, praticamente contraddistingue quell'arpeggio. Cioè, nel senso, è diverso se io suono questo piuttosto che questo. Cioè, sono due cose completamente diverse. Però quello che voglio dirvi è di concentrarvi inizialmente sulla costruzione ritmica. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 qua e così via. Una volta che avrete chiara in mente la suddivisione ritmica, cioè praticamente il pattern ritmico, a quel punto inizi a pensare a come pizzicare le corde. E anche il fatto di iniziare suonando la nota fondamentale non è assolutamente una regola, e si può iniziare benissimo da qualsiasi altra nota. Un esercizio molto utile che potete fare per diventare molto bravi con l'arpeggio è appunto di partire da uno schema ritmico e di andarci a collocare le corde e appunto le note con un ordine sempre differente. Questo vi farà sperimentare nuovi pattern. Bene ragazzi, questo terzo episodio di Rispondo ai commenti è terminato. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, continuate a scrivermi commenti sotto ai video e io continuerò a selezionarli e a fare questi video di risposta. Io come sempre vi ringrazio infinitamente per la visione e vi aspetto al prossimo video. E chissà che il prossimo video non sarà su un commento che hai fatto tu. Ciao!